Buongiorno da ETG Marche, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come di consueto siamo in contemporanea streaming sul nostro sito internet tvmarche.it, la nostra pagina Facebook e la nostra app di ETV. In primo piano ancora Civitanova nell'incubo e in primo piano per un altro episodio mortale di violenza. In questo caso ieri sera attorno alle 22 un tunisino di 30 anni clandestino è stato accoltellato e ucciso dopo una colluttazione tra via Mazzini e via D'Azeglio sul lungomare sud, Pier Marini appunto, di Civitanova. Non sono state accertate del tutto le cause della rissa, ma la pista è quella di un regolamento di conti, probabilmente per droga. Ancora in corso le ricerche dell'accoltellatore, che si sarebbero estese da parte di polizia e carabinieri a Porto Sant'Elpidio e Lido Trearchi. Si tratta del secondo omicidio in 10 giorni a Civitanova. Il 29 luglio, lo ricorderete, era stato aggredito, schiacciato a terra e ucciso di botte Alika Ogorciuku, che poco prima aveva chiesto l'elemosina a Filippo Ferlazzo, 32enne di Salerno, ora in carcere per omicidio volontario. In questi 10 giorni non sono mancati però altri momenti di tensione con risse e aggressioni, come quella avvenuta a 9 ore di distanza dal delitto di Alika, i cui protagonisti sono stati identificati, oppure una lite tra ragazzi con calci e pugni strada, fino al pestaggio di un uomo nella notte tra sabato e domenica. Per questo già ieri sera il sindaco di Civitanova Ciarapica aveva chiesto e ottenuto lo svolgimento di un tavolo straordinario per la sicurezza. Ecco le sue parole. Sono ancora le indagini in corso, ma sembrano avere a che fare con persone di nazionalità nordafricana che sono al di fuori del contesto civitanovese, provengono dalla provincia del Fermano e che si sono trovati a Civitanova per probabilmente un regolamento dei conti o altro. Le indagini sono ancora in corso, però pare che abbiano già individuato l'autore. C'è stata la massima attenzione, è stato chiesto da parte del sindaco, dal sindaco di Macerata, anche come presidente della provincia, un'attenzione maggiore e praticamente l'utilizzo di risorse e forze straordinarie che sono state accordate da parte delle autorità, e quindi nei prossimi giorni verrà ulteriormente intensificata l'attività di controllo del territorio con forze di polizia in aggiunta rispetto a quelle che unità abbiamo, unità cinofile, reparti speciali, proprio per avere una maggior controllo del territorio e ripristinare una percezione di sicurezza che forse in questi ultimi giorni è venuta un pochettino a mancare nella nostra città. È un momento difficile, senz'altro, perché Civitanova, c'era una percezione di sicurezza molto, molto alta. Questa amministrazione negli anni passati ha lavorato molto sulla sicurezza, debellando fenomeni come quelli del nomadismo piuttosto che del commercio abusivo. Purtroppo oggi, in questi giorni, sono capitati due fatti gravissimi che non dovevano succedere. Dispiace che in entrambi i casi sono persone che tutto sommato non vivono Civitanova e che non sono di Civitanova, che si sono trovate a Civitanova, però oggi il riflettore addosso ce l'ha Civitanova. Due fatti scollegati, quello della Liga è stato un gesto purtroppo imprevedibile e irrazionale, quello ieri sera invece in pieno lungomare è stato un altro genere di accadimento. Ancora cronaca, in questo caso anziani maltrattati nella casa di riposo, 3 operatori sanitari sospesi dal servizio con divieto di avvicinamento alle persone offese. Il provvedimento adottato dai carabinieri del NAS di Ancona in collaborazione con i colleghi del comando di fermo al termine di un'indagine partita nel dicembre del 2021. Torniamo ora sull'incidente mortale per cui ieri mattina ha perso la vita nel quartiere Archi di Ancona un somalo richiedente asilo politico di 23 anni, dinamica ancora al vaglio, ma c'è stato il contatto tra un autobotte ed il ragazzo nei pressi delle strisce pedonali.
Un giovane richiedente asilo somalo, che avrebbe compiuto 23 anni il prossimo ottobre, è stato travolto e ucciso da un'autocisterna nella zona degli Archi, ad Ancona. Secondo una prima ricostruzione, verso le 11, il ragazzo Abdi Hamed Mustafè era fermo nei pressi della fermata dell'autobus in via Marconi, quando è stato agganciato e trascinato per alcuni metri da un'autocisterna in transito. Lui stava attraversando la strada e il camion l'ha investito ed è morto così. Sono molto triste, non so che altro dirvi di lui. Io qui l'ho visto molte volte, i guidatori non hanno rispetto per la gente che attraversa la strada. Anche sulle strisce non si fermano, non c'è rispetto. Il conducente, un 54enne di Montemarciano, ha riferito invece di aver visto il giovane camminare a testa bassa, ciondolante, proveniente da una stradina a destra, ma non ancora sulla carreggiata di marcia, e poi ha sentito solo un forte rumore, accorgendosi soltanto dopo qualche istante che il ragazzo era finito sotto le ruote del mezzo. Sul posto la polizia municipale e i sanitari del 118, ma il somalo è deceduto per le gravi ferite, riportate in particolare ad una gamba. I vigili urbani stanno compiendo i rilievi e svolgendo accertamenti per capire l'esatta dinamica dell'incidente. L'impatto tra il giovane e l'autocisterna, secondo le prime verifiche, non è avvenuto nella parte frontale del mezzo pesante, ma sulla fiancata destra tra una ruota del rimorchio e un martinetto. Il 23enne non aveva fissa dimora, dormiva nella zona del porto. Era stato convocato lo scorso 1 agosto dalla Commissione Territoriale di Ancona nell'ambito dell'iter per il riconoscimento della protezione internazionale in seguito ad una richiesta di protezione. La polizia locale ha anche sottoposto il camionista agli accertamenti di prassi. Una task force dei vigili del fuoco ieri sera invece ha tratto in salvo un uomo che era caduto in un pozzo alto 6 metri nella frazione Poggio di Ancona. Sfiorata la tragedia nella serata di lunedì al Poggio, frazione di Ancona, un uomo è caduto all'interno di un pozzo in una zona in aperta campagna. A quell'ora imperversava un forte temporale. Il pozzo, profondo 6 metri, era pieno d'acqua, rischiava di riempirsi ulteriormente. Ad allertare i vigili del fuoco è stato il proprietario del terreno in cui si trova il pozzo. L'uomo, un 50enne, era in equilibrio precario all'interno della cavità ed era cosciente. Era precipitato, ma non completamente all'interno, dopo che una lastra che aveva calpestato non ha retto, facendogli perdere equilibrio. La situazione era molto delicata perché se avesse fatto un passo falso sarebbe precipitato più giù, finendo molto probabilmente sommerso dall'acqua. È stato richiesto allora l'intervento del nucleo sommozzatori del distaccamento Porto dei Vigili del Fuoco, che attraverso una tecnica particolare è riuscito ad imbragare il 50enne evitando che precipitasse. Prima i vigili del fuoco si erano accertati che con l'ausilio dei sanitari del 118 l'uomo fosse cosciente in buone condizioni di salute. Le operazioni fortunatamente sono andate a buon fine, tanto che il 50enne è stato estratto incolume dal pozzo senza riportare alcuna conseguenza fisica. L'uomo si era introdotto per errore all'interno del terreno privato. Il proprietario dell'area ha sentito le urla dell'uomo provenire dalla cavità e ha immediatamente dato l'allarme, consentendo di recuperarlo vivo. L'uomo è stato poi affidato alle cure della Croce Gialla di Camerano e dei sanitari del 118. Dopo questa ampia pagina di cronaca, ora cambiamo argomento: gli spiragli positivi, la ripresa del turismo nelle Marche con l'aumento di presenze e chiaramente anche di vacanzieri. Siamo partiti in anticipo, siamo partiti a metà maggio, perciò una bella ripresa e una bella stagione che si sta confermando. La partenza anticipata equivale ad una partenza lanciata. È la stagione turistica delle Marche, nell'estate che segna il ritorno ai livelli pre-Covid per quanto riguarda gli italiani, ma anche gli stranieri. Mare, entroterra, cultura e natura. La zona mare, tutto il litorale, sta andando molto bene, c'è una forte richiesta, c'è una voglia di tornare al mare. Per quanto riguarda i flussi turistici, gli stranieri stanno tornando e questi prediligono soprattutto la zona intermedia, cioè collinare, perché poi il mare viene goduto da loro soltanto di solito mezza giornata e poi si gode la parte culturale e territoriale. Qualche difficoltà in più l'abbiamo avuta sulla zona montana, sui Sibillini, che c'è stata una situazione un po' inferiore a quella dell'anno precedente per quanto riguarda le presenze nelle zone montane. Speriamo che agosto sia molto meglio per quanto riguarda i nostri bei Sibillini. Un caffè o una cena fuori in meno, pur di non rinunciare alla vacanza, si fa attenzione ai consumi. Le persone arrivano, vengono,
però i consumi sono minori dell'anno precedente, soprattutto al bar e al ristorante. C'è molta più attenzione. I turisti in aumento nonostante l'ondata Covid di luglio. A fine luglio in alcune zone c'è stato un rallentamento dovuto soprattutto a delle residenze improvvise delle famiglie che avevano un componente Covid e chiaramente la famiglia poi non veniva più. Oltre all'aumento dei costi, a cui non è corrisposto però un rincaro sui prezzi, le aziende turistiche marchigiane hanno dovuto e continuano a far fronte alla carenza di lavoratori stagionali. Uno dei problemi maggiori comunque continuiamo a averlo sul personale, cioè difficoltà di recuperare e di recepire personale, tant'è vero che il prossimo anno cercheremo di mettere in cantiere un piano di promozione ma soprattutto di formazione in anticipo per poter aiutare meglio i nostri imprenditori. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito tvmarche.it ma anche sulla nostra pagina Facebook di ETV. Grazie per l'attenzione e ovviamente l'augurio di una buona giornata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.